È cominciato il lungo cammino degli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia, che ci terranno compagnia fino a gennaio. La prima sfida è andata in scena martedì allo Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa. Entrambe arrivano da situazioni differenti in campionato. I biancocelesti hanno vinto con il punteggio di 1-0, grazie alla rete sbloccata da Uendozi esattamente al quinto minuto del primo tempo. Polemiche in casa a Grifone per la non concessione di un calcio di rigore che avrebbe potuto portare i ragazzi di Alberto Gilardino almeno ai calci di rigore. Polemiche su questo nel dopopartita da entrambi gli allenatori. Attesa poi mercoledì 6 dicembre per Fiorentina Parma la Viola dopo il netto successo contro la Salernitana per 3-0 che l'ha rilanciata in chiave europea, tra l'altro direttamente agli ottavi di Conference League, appronta la capolista del campionato di Serie B, il Parma che finalmente si è rilanciato ed è protagonista di una strepitosa stagione al vertice solitario ed è reduce dalla vittoria in esterna ottenuta contro lo Spezia per 1-0.